Scusa Robin, c'ho una domanda semplice semplice. Ma dobbiamo fare ancora un sito web? Cioè, se uno vuole fare qualcosa online, tiene proprio che fa un sito web, un blog, una cosa così? O potremmo fare pure solamente che pagine social media, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, tutte queste cose qua? Scusa Robin, eh? Grazie Robin. In effetti, il sito web non è più così necessario e indispensabile come lo era una volta. Bada bene, non sto cercando di dire che se sei una piccola, media, grande azienda dovresti chiudere il tuo sito web o se stai pensando di crearlo dovresti smettere di farlo, ma sto constatando che le cose stanno cambiando e che, per esempio, anche chi non ha un sito web ha la possibilità di crearsi un seguito, un pubblico, attenzione, visibilità, reputazione, credibilità, autorevolezza e addirittura anche vendite, profitti. Non è impossibile, perché poi per costruire un sito come Cristo comanda bisogna essere veramente bravi, puntigliosi, precisi, dedicati, organizzati con un'ottima pianificazione, scegliendo di avere tempo a sufficienza per pianificare tutto, non solo i contenuti che vanno preparati prima di fare il sito, ma anche il design nel dettaglio di come questo avverrà, non rimandando tutte queste cose ad un improbabile graphic designer o webmaster o web developer che non ha ovviamente gli interessi, la passione, le motivazioni di andare incontro al tuo pubblico come tu puoi avere. Quindi, avendo tutte queste caratteristiche, avendo budget, tempo e pazienza a sufficienza per pagare un grafico webmaster che realizzi quello che tu hai pensato, allora vale la pena creare un sito web. Ma richiede molti mesi, richiede molta dedizione, richiede soldi per farlo. Prendi ad esempio la mia situazione. Ma Robin Hood c'ha un sito? Dico, Robin Hood c'ha un sito? E dove sta? Master New Media? Ma quello mica sarà un sito. Era il sito di Robin Hood. È una cosa che fanno vedere nei documentari dell'Istituto Luce. È una specie di museo reggimentale dei carabinieri, cioè non è roba attuale. Io non ho un sito web, eppure posso continuare a fare il mio mestiere sul web, a vendere servizi, a promuovere corsi, eventi, ebook, toolkit, risorse, guide, chi più ne ha più ne metta, semplicemente usando la mia newsletter, Facebook e un po' degli altri social media. Io riesco a comunicare con tutti i miei utenti, ad allargare anche la mia visibilità e a promuovere offerte, servizi, prodotti che si pagano e a farli acquistare. Quindi non ti sto dicendo che questa è la strategia del futuro, ma ti posso dire con certezza che è possibile creare dei profitti online anche senza avere un vero e proprio sito web così come si è inteso fino ad oggi. Ci sono due strade semplici che puoi seguire. Strada numero uno, diventa il punto di riferimento per le notizie del tuo settore. Utilizza Scoop.it o Flipboard. Due, vuoi andare uno scalino un po' più in là? Apriti un bel account su Medium che ti dà tutte le possibilità, partendo dalla maniera più semplice e facile, di crearti un sito web completo da tutti i punti di vista, a costo zero, dove creare tra l'altro aree e sezioni con articoli, guide, tutorial, risorse, collezioni di video, mappe, immagini, di tutto e di più. Medium ti dà la massima flessibilità con la massima facilità d'uso a costo zero, invece che dover spendere ancora tanti mesi, se non qualche anno, per preparare una cattedrale che magari non vedrà mai la luce.